Cari amici, ben ritrovati, Venti al Territorio quest'oggi ha una puntata speciale. Siamo infatti alla presentazione, abbiamo appena assistito alla presentazione del nuovo direttivo della Proloco di Fare il Sorrigo. Abbiamo qui il neo presidente Roberto Tormina. Siamo in una stupenda location, Costa Martino, Wine Shop Merotto. Roberto, una squadra che viene cambiata, ma che nell'onda della vecchia, del vecchio direttivo è pronta a conquistare il territorio con nuovi eventi. Sì, è una nuova squadra, nuove idee. E ci siamo trovati più volte attorno a un tavolino per comunque avere dei programmi nuovi che nell'anno a venire verranno messi in evidenza. Un ringraziamento particolare al direttivo uscente e al presidente Franco Dorio. Sì, un ringraziamento a loro, perché se siamo arrivati fin qua è anche grazie a loro, perché comunque hanno sempre dato la loro disponibilità, e voglio anche dire che sono anche dei veri volontari, perché a volte hanno lasciato da parte degli impegni familiari e anche delle passioni per venire a darci una mano per aver creato tutto ciò che abbiamo creato fino adesso. E a tal proposito abbiamo visto anche durante la presentazione i vari consiglieri che hanno preso in mano i vari eventi e li porteranno avanti nel 2020. Sì, sì, ho voluto lasciare a loro l'ultima parte di programma, perché ritenevo giusto che, siccome anche loro hanno fatto gran parte del lavoro insieme a me, ho ritenuto opportuno che fossero loro a esporre il programma che si è fatto in questo periodo, insomma. E quindi, Roberto, noi ti ringraziamo intanto di averci invitato, congratulazioni di nuovo per l'incarico che sei andato a prendere il timone. Ci lasciamo con l'impegno di vederci alla 50ª edizione. Cambia nome, non è più Festa della Fragola, ma diventa Frasapori. Quest'anno l'inaugurazione non sarà più di sabato, ma la faremo il 25 di aprile alla mattina, in corrispondenza al mercatino che si farà Passione e Gusto. Quindi noi ti ringraziamo di nuovo, Roberto. Vedremo, e lo vedrete all'inizio e alla fine del servizio, la Proloco ha anche un nuovo logo, sarà più presente in Facebook, perché hanno nominato una persona che seguirà tutto quello che riguarda la comunicazione. Noi vi diamo appuntamento ad aprile per il nuovo evento della Proloco di Fare il Sorrigo. Io e Roberto vi salutiamo, adesso andiamo a prendere un brindisi, a brindare con i nuovi consiglieri, con i vecchi consiglieri, e ci divertiamo. Certamente, grazie a tutti per la serata. Cin. We're meant to be.